Punti di Frontiera è un progetto dello Sportello Proprietà Intellettuale dedicato ai saperi tradizionali. Lo Sportello Proprietà Intellettuale ha deciso in questi ultimi anni di adottare una modalità diversa per trattare un tema così complicato e molto spesso percepito ostico dai più, come quello appunto delle creazioni della mente, perché di questo fondamentalmente si occupa la proprietà intellettuale. E abbiamo deciso come team appunto di Saregna Ricerche di occuparci dei saperi tradizionali come ambito privilegiato di indagine per questo 2019, ma una progettualità che contiamo insomma di portare avanti anche per i prossimi anni. Punti di Frontiera quindi è un'espressione che abbiamo ritenuto essere particolarmente significativa proprio per evidenziare come i temi della proprietà intellettuale li poniamo in dialogo con altri ambiti concettuali, con altri settori di indagine, e attraverso questo dialogo riteniamo che ci possano essere delle progettualità molto interessanti e si possa arricchire anche il livello di consapevolezza che su un tema così importante come quello che negli ambienti degli addetti ai lavori appunto è chiamato il traditional knowledge si possa raggiungere. Punti di Frontiera da noi è stato pensato come un programma con una serie di iniziative molto variegate al suo interno. Il 28 marzo c'è stato il convegno di apertura, un convegno in cui il cui obiettivo principale è anche quello di ascoltare i vari addetti ai lavori del mondo artigiano e di riportare i punti di vista, le riflessioni in materia di lavoro artigiano, in materia di cultura del progetto e in materia poi fondamentalmente appunto della necessità di tutela che i saperi tradizionali hanno, di riportarli in un'occasione pubblica di confronto anche con la pubblica amministrazione, con i decisori politici che sono chiamati poi a darci un quadro normativo che aiuta nella tutela e nella salvaguardia, quindi nel conservare la memoria su questi saperi. Il convegno ha avuto ben oltre 100 partecipanti ed è stato un momento importante proprio perché in un clima tutto sommato abbastanza informale si è parlato di temi molto alti, perché il valore dei saperi tradizionali è universalmente riconosciuto come una leva importantissima per non solo come dire, lo sviluppo economico, ma come proprio patrimonio di una collettività. Oggi si tratta di come si protegge il sapere tradizionale in un contesto attuale, se la proprietà intellettuale può aiutarci o se anche crea la proprietà intellettuale e altri problemi della protezione e della tutela di questo sapere tradizionale. E quindi il problema che abbiamo con la proprietà intellettuale in questo contesto sia che i diritti della proprietà intellettuale sono individui, e poi il sapere tradizionale è una cosa di una comunità, è una cosa dell'identità della comunità, quindi richiede come una forma di protezione un diritto collettivo della comunità. Quindi trattiamo dei modi in cui possiamo avere questa cosa, che non è una cosa che si può avere con la proprietà intellettuale, e quindi si può lasciare questo sapere tradizionale nei beni comuni culturali, sì, ma poi c'è un rischio che è appropriato, questo sapere tradizionale è appropriato da interessi fuori della comunità. E poi c'è un problema che forse ci saranno usi inappropriati. Quindi dobbiamo trovare un'architettura legale dentro i comuni beni culturali per proteggere il sapere tradizionale da queste due cose.
e quindi l'appropriazione in senso di privatizzazione di questo sapere e anche proteggerlo dagli usi inappropriati. Dunque, il design archetipico diventa una prassi progettuale all'interno della quale sono messe a sistema sia l'artigianato con tutta la competenza e la cultura locale di un territorio che è stata tramandata di generazione in generazione ed è arrivata ai giorni nostri con un bagaglio comunque di conoscenze, di esperienze, di saper fare, e dall'altra parte un'azione progettuale che invece cerca in un certo qual modo di far rivivere in maniera più contemporanea questi saperi, di tradurli all'interno di quelli che sono i paradigmi della cultura, sfruttando anche quelle che sono le nuove tecnologie, anche tecnologie digitali, di makers e tutto quello che è la contemporaneità comunque ci porta a doverci confrontare, con cui la contemporaneità ci porta a doverci confrontare. E in tutto questo si riesce a in un certo qual modo tracciare una nuova dinamica di progetto e di sapere che appunto riesce a far rivivere la tradizione, ma attraverso una lente che sia comunque più contemporanea e soprattutto affine a quella che sono le richieste del mercato e del consumatore attuale, che richiede sempre di più autenticità, ma delle produzioni che comunque siano in linea con le necessità della società. Attraverso Punti di Frontiera noi ci auguriamo di fungere un po' da catalizzatore rispetto a quei processi e quei progetti che in tanti anni sono già stati fatti in materia di saperi tradizionali in Sardegna, progetti che magari vivono adesso una situazione di stallo, e noi vorremmo semplicemente, come dire, porci come uno strumento affinché quelle progettualità così importanti, rilevanti proprio per la nostra isola, possano avere nuova linfa.